Contro Latina per vincere, non ci sono mezzi termini, anche perché le giornate passano e quell'ultimo posto pesa davvero tanto. La conferenza stampa prepartita, eccezionalmente tenuta presso il centro commerciale La Briosa di Villafranca Tirrena in occasione del secondo anniversario dell'inaugurazione della struttura, ha fatto emergere la voglia di riscatto del gruppo giallorosso. Coach Maurizio Bartocci conosce tuttavia le insidie che l'avversario di domani può presentare. L'atletismo dei due americani che sono sicuramente giocatori importanti e la pericolosità perimetrale delle guardie italiane, fra cui Nicola May, che è un giocatore di grande esperienza, ma stanno facendo bene anche tutti quanti gli altri. Per cui ha una squadra che ha un mix di atletismo e di qualità importante, tant'è vero che stanno facendo un buonissimo campionato. Il capitano Franco Migliori indica ai compagni la strada. Adesso pensiamo a questa squadra, a Latina che viene pure da perdere in casa con Agrigento, quindi verranno anche loro bei carichi, però noi dobbiamo pensare a noi, a fare bene il nostro, ci stiamo allenando bene, con tanta intensità e speriamo finalmente questa domenica di riuscire a cogliere i frutti di quello che penso ci meritiamo. Infine il GM Vincenzo Catanesi è intervenuto sulla questione arbitri, molto discussa in casa giallorossa, dopo la disfatta di Rieti. Io mi auguro intanto che la federazione inizi a investire soprattutto nella formazione degli arbitri, perché quello che ho notato, ma non solo quest'anno, anche gli anni passati, un po' troppa impreparazione da parte di giovani arbitri che vengono promossi, nell'affrontare determinate partite e poi a pagarne sono sia le società che il gioco, perché inevitabilmente si perde molta spettacolarità durante le partite.